Ciao a tutti, nuovi veterani nel mondo dell'aviazione, io sono Raed e finalmente l'MD-11, la TFDI, è entrato in beta. Vi faccio un piccolo recap della storia di questo aeroplano. Innanzitutto, perché io ce l'ho? Perché l'ho comprato in pre-sale circa 2 anni fa, 80 euro. Un anno dopo aver comprato l'aeroplano in pre-sale, mi è arrivato in alfa, come ad altre 1200 persone circa, e abbiamo aiutato gli sviluppatori a trovare i bug, testare le nuove feature, eccetera, eccetera, eccetera. E questo periodo di alfa è durato circa un annetto. L'aeroplano, quando ci è arrivato, era rotto. Ok, cioè era veramente difficile da volare. Ed è il motivo per cui io ci tengo a dirvi questa cosa, perché tante persone vogliono gli aeroplani immediatamente, vogliono che escano subito le feature, escano subito gli aerei, escano subito le cose. Ma io ho provato sulla mia pelle il fatto di avere degli aeroplani in anteprima, e vi assicuro che non è divertente. Cioè, hai un aereo con poche feature, giustamente, perché è in sviluppo. Hai un aereo che ha bisogno di ancora del lavoro e non ti diverti, e rovina l'esperienza. Quindi, anche se l'ho avuto prima, non è che io proprio mi sia divertito tantissimo. Anche perché tante volte andava tipo in nosedive prendendo l'ILS. Quindi veramente non era divertente. Però comunque io l'ho volato per aiutare gli sviluppatori e per cercare di mettere le mie poche conoscenze che ho nel mondo dell'aviazione all'interno di questo progetto e poter aiutare, perché ci tengo tanto. L'ho preacquistato perché la TFDA è un'azienda che so essere molto seria, e lo hanno dimostrato, perché ora finalmente l'aeroplano è arrivato ad essere feature complete, il che vuol dire che tutto quello che erano i pacchetti che dovevano essere aggiunti all'interno dell'aeroplano, quindi le feature che dovevano essere aggiunte dall'aeroplano, sono state aggiunte. Questo vuol dire che verrà rilasciato? No. Questo vuol dire che l'aeroplano adesso ha all'interno tutto quello che deve avere per la prima release, ma ci vorranno ancora qualche mese per essere sistemato. Cioè, ora è ancora buggato su tante cose, quindi noi della Collector's Edition, insieme con gli sviluppatori, aiutiamo a testare l'aeroplano in maniera massiccia per permettere a voi, che ancora non lo avete, di avere un aeroplano con il minor numero di bug possibile. Ok? E questa la trovo sinceramente una cosa molto figa. Cioè, 1000 persone che hanno scelto di comprare l'aeroplano in anteprima, quindi aiutare gli sviluppatori non soltanto a livello di soldi e quindi dell'investimento all'interno del progetto, ma anche nello sviluppo, ed è testato comunque su 1000 persone, e 1000 persone hanno macchine diverse, hanno simulatori diversi, hanno add-on diversi, e quindi l'aeroplano pian piano riesce ad essere migliorato sempre di più. E contate che su noi abbiamo un GitHub in cui possiamo andare a mettere tutti i bug, quindi riportiamo il bug con tutto quello che c'è dentro. Contate che ad oggi ce ne sono circa 300-200 circa ancora da sistemare, quindi la strada è ancora un pochettino lunga, ma si vede già la luce in fondo al tunnel. Non ho ancora mai fatto un video, ho fatto soltanto delle live, l'avete già visto questo aeroplano in live, ma non ho fatto nessun video riguardante le MD-11, proprio per il fatto che ogni settimana ci arrivava un aggiornamento nuovo. Molte volte arrivavano più aggiornamenti a settimana, e quindi letteralmente l'aeroplano che io vi avrei fatto vedere sarebbe stato completamente diverso una settimana dopo. Quindi non avrebbe avuto senso farci un video, perché il video poi rimane, quindi voglio farvi vedere l'aeroplano per com'è. Adesso abbiamo raggiunto una importantissima milestone nel progetto, e quindi ho detto ok, è tempo di dirvi la mia. Dopo tante ore di volo è tempo di mostrarvelo, ed è tempo di darvi un'idea generale. Ok, iniziamo da quanto costerà. Me lo chiederete in tanti, quindi quanto costerà? Innanzitutto, so che lo chiederete. Xbox, sì, quando? Non si sa. Come l'uscita? Non si sa neanche quando uscirà l'aeroplano, non c'è una data, non c'è niente. Però uscirà su Xbox prima o poi, probabilmente qualche mese dopo l'uscita su PC, come al solito. I costi saranno questi. Voi in questo momento potete già preacquistarlo a 80 euro. 80 euro vi permette di avere sia il cargo che il passeggeri e tutti i pacchetti di aggiornamento che ci saranno in futuro. Contate che ora come ora l'aeroplano vola da A a B molto bene, ha un livello di dettaglio nei sistemi molto grande, ma non ha le failure. Ci sarà un pacchetto separato per le failure. All'uscita il prezzo sarà il seguente: 70 euro l'aeroplano base, con o il freighter, quindi il cargo, oppure il passeggeri, quindi potete scegliere uno dei due. Aggiungendoci 10 euro potete avere tutti e due, quindi aggiungendo 10 euro potete avere sia il cargo che il passeggeri, quindi 80 euro.
Aggiungendoci altri 5 euro avrete l'Extended Simulation, e quello permetterà di avere i sistemi super iper deep simulati, circuit breakers, failures, ci sarà, da quello che ho capito, anche una postazione per l'istruttore in cui potete triggerare le varie cose, eccetera eccetera eccetera. Quindi molto figo, arriverà chiaramente in futuro questa cosa. Il prezzo secondo me è assolutamente in linea con tutti gli altri, costicchia, chiaramente costicchia, però secondo me vale la pena. Uscirà sia su P3D che su Flight Simulator, se siete interessati a P3D ovviamente. E that's it, come info generale del progetto è questa. Voglio farvelo vedere, oggi facciamo un volo da Memphis a Piedmont, che è Greensboro, una vera tratta della FedEx, sarà molto tagliata, non prendetelo come un tutorial. Ci saranno i miei tutorial chiaramente su questo aeroplano, sto studiandolo in parallelo col 777, vediamo quando riuscirò a farli uscire i vari tutorial, magari quando inizierà ad essere più completo, quando ci avviciniamo alla data di uscita magari. E voglio farvelo vedere in maniera generale, farvi vedere come funzionano i sistemi, quello che per ora c'è, quello che per ora non c'è, eccetera eccetera eccetera. Ok, let's go. Iniziamo dall'esterno. L'esterno ha avuto un grossissimo, ha avuto un'enorme rivisitazione negli ultimi aggiornamenti. C'è stato un aggiornamento grossissimo che ha messo il modello esterno e il miglioramento delle nave del VNAV. Ancora vi anticipo che ancora su El Nav VNAV c'è da lavorare, c'è ancora tanto da sistemare, c'è un po' di tuning da fare. Però l'aeroplano comunque ha il top of descent è calcolato anche in maniera abbastanza precisa. Stessa cosa per l'Elnav, l'aeroplano segue perfettamente la rotta, ha tutto quello che poi alla fine un aeroplano deve avere. Non lo fa benissimo come siamo abituati con PMDG e Phoenix per ora, ma questo aeroplano ha l'obiettivo di diventare esattamente come PMDG e Phoenix, quindi io sarò molto cattivo su questa cosa, perché ora come ora chiaramente no, perché so che in sviluppo, anzi aiuto, ieri stavo parlando giusto con uno sviluppatore sulla parte di AirNav, che è un po' particolare l'AirNav sull'MD-11, e lui è un pilota vero di MD-11, ma ha detto questo aeroplano in realtà non è che faccio un AirNav come ti puoi aspettare su un 737, devi andare giù in FPA. Nel 99% dei casi noi voliamo in FPA, quindi è come si fa per esempio un VR approach sulla 320, ok? Quindi sì, questa è una feature un po' particolare, non lo sapevo e quindi chiaramente non ho fatto la segnalazione del fatto che il VNAV non funzioni, perché a quanto pare funziona proprio così. Esteriormente, come vedete, c'è anche qualche problema dal punto di vista del carrello. Questa è una cosa che ancora non abbiamo capito, questi cosi dove dovrebbero starci, ma a quanto pare ci stanno lavorando. Buttiamoci in cabina e facciamo una copy preparation veloce, vi faccio vedere un pochettino di cose, soprattutto anche da un punto di vista delle texture. Secondo me la parte più bella di questo aeroplano è la cabina. Penso che il livello delle texture e del modello della cabina sia veramente 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 alto. Guardate che dettaglio. Probabilmente voi sul piccolo schermo non riuscite proprio a vederlo, ma il dettaglio è veramente pazzesco, davvero 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 pazzesco. E qua hanno fatto un lavoro magistrale. C'è anche un EFB, non è bellissimo, però fa tutto quello che deve. Potete mettere importare il vostro piano di volo, anzi lo facciamo, vi dà tutte le informazioni che vi servono, potete andare a settare volendo il payload del fuel e lui lo setta in automatico, ha la sezione delle performance, ha le cartine, ha i servizi di terra, lo stato dell'aeroplano, ha varie impostazioni dell'aereo, perché poi gli MD-11 hanno avuto una vita molto lunga, quindi ha tutti gli MD-11 esistenti sulla terra, hanno configurazioni diverse all'interno della cabina e quindi ne hanno aggiunte alcune e ne aggiungeranno altre. Oltretutto ci sarà anche, c'è già in realtà, la variante dei motori con i Pratt & Whitney. In questo momento noi abbiamo i General Electric, ci sono anche i Pratt & Whitney che funzionano in maniera diversa, hanno delle indicazioni diverse, quindi hanno fatto un ottimo lavoro. Ora come ora, allo stato in cui state vedendo questo video, sono un pochettino buggati, c'è bisogno di un po' di tuning sulla potenza, auto thrust, eccetera eccetera, vero? Sono motori diversi, però sì,
Iniziamo da una copy preparation. Ieri stavo studiando un pochettino il manuale. Si parte dal basso verso l'alto andando a fare tutti i vari flow. Quindi controlliamo di avere il transponder spento, il weather radar spento, i fuel cutoff su off, spoilers retracted, le manette sono in idle, i flaps sono su. Andiamo sopra, controlliamo che i wipers siano spenti. Molto bene. Andiamo ancora sopra, andiamo a mettere le batterie su on. Sentite i suoni? Molto bene. Andiamo a mettere l'external power su on. Si accendono gli schermi. Andiamo a mettere l'emergency power su arm. Andiamo sopra e facciamo un engine fire test. Qua è ancora buggato, si dovrebbero illuminare le cose ma non vanno. Eccolo lì. Una cosa che manca, i più attenti e quelli che hanno volato di più le MD-11 l'avranno notato, è lo startup degli schermi. Dovrebbero avere delle grosse X rosse sugli schermi per qualche secondo. È una cosa che stanno sviluppando perché vogliono fare proprio la simulazione del tubo catodico, perché gli schermi, come potete vedere, sono curvi. Quindi sono proprio in, credo, tubo catodico, credo che sia così. E quindi hanno una loro simulazione, quindi stanno lavorando a questa simulazione qua. C'era una volta, ma probabilmente era buggata, quindi la inseriranno in futuro. Quindi state tranquilli che ci sarà. Abbiamo fatto il test, andiamo qua sotto, andiamo a mettere le RS su nav. Fa il cargo fire test. Questo aeroplano è fissato col cargo fire test. Lo fa costantemente, su ogni cosa, è una roba assurda. Una roba assurda. Continuiamo verso il basso. Andiamo a mettere la synaptic della hydraulic. Ok, qua tutte le synaptic sono completamente simulate. E andiamo a fare il test dell'idraulica. Quindi mettiamo hydraulic test su test. Vi sto facendo vedere queste cose semplicemente per farvi vedere un po' quanto deep sono simulati i sistemi. Non è un tutorial, poi ci sarà il tutorial. Avrò tante cose da dirvi in quel caso, come al solito, ma per ora vi faccio vedere appunto un po' come funzionano. Come vedete hanno simulato la hydraulic test. Adesso vedrete che poi le varie pompe iniziano ad accendersi, iniziano a fare i loro test di pressione, di funzionamento, eccetera eccetera eccetera. Intanto andiamo verso il basso, controlliamo che tutto sia su auto. È un aeroplano abbastanza automatizzato, la maggior parte delle cose sono automatiche. L'importante è avere questo tastino qua, system, su, senza questa luce qua, manual. Vedete che c'è scritto manual, deve essere su auto, e in quel caso fa tutto da solo. La maggior parte delle cose veramente le fa da sole, e mi ha stupito questa cosa. Le emergency lights le mettiamo su arm, andiamo a accendere le nav. Molto bene, andiamo a fare un annunciator test. E fa il test dell'overspeed. Ok, molto bene, molto bene. Vedete, eccolo qua, sta facendo l'hydraulic test, quindi mette in pressione i vari sistemi idraulici e poi li depressurizza. Dovrebbe la pressione dovrebbe rimanere a 3000 su tutti. Quindi non lo so, credo. No, sta scendendo, quindi no. Ancora questo aeroplano comunque non l'ho studiato, quindi sicuramente dirò un sacco di stronzate. Allora, poi andiamo ad allineare le IRS, quindi chiaramente controlliamo l'aircraft status, andiamo a controllare i motori, andiamo a controllare le IRAC e via. Flap plan init, eccolo qua, initialize IRS. Io normalmente mi metto sull'altro FMC init posref next page e me le tengo qua. Come vedete ci mettono circa 9 minuti ad allinearsi da quando voi girate il nottolino. È realistico, ok? Potete mettere poi chiaramente l'opzione di farlo veloce, eccetera, eccetera, eccetera. L'MCDU è molto simile a quello del 320. Ha proprio una logica molto simile, ha alcune cose di diverso, questo poi lo vedrete bene nel tutorial. Quindi ora adesso mi metto lì, mi metto a fare tutta la pre-flight e ci vediamo tra poco. Bene, ho inserito tutta la rotta, l'unica cosa che ci manca sono le performance. Le facciamo insieme, giusto per fare qualcosa insieme. Andiamo su performance, andiamo a mettere, questa è una cosa nuova oltretutto, KMM, che sarà il nostro aeroporto di partenza. Partiremo da 18 right. È una cosa nuova che hanno aggiunto nell'ultimo aggiornamento.
c'è un grosso margine di miglioramento, soprattutto per il fatto che mette sempre una flex temperature di 58-59 circa e sempre i flap a 25. Sinceramente non ho capito, perché comunque se vado a fare lo stesso calcolo su Top Cut, che è più preciso, mi dà altri valori. Però va bene, per ora mi fido di lui, quindi lascio la flex a 59, che secondo me flex a 59 è quasi toga, però vabbè. Flap a 25, che 25, il problema è che se vado qua a 25 è letteralmente il massimo. Cioè, il flap al massimo per il decollo. Comunque la pista è lunga, eh. Quindi, vabbè, non importa. Non importa. Come vi ho detto, è una beta, quindi ci sono ancora un pochettino di cose. È la prima implementazione di questo sistema e ho visto già che ci sono dei piloti che hanno dato il loro giudizio su questa cosa e stanno aiutando comunque a sviluppare un sistema di calcolo migliore possibile utilizzando quelli reali, chiaramente. Allora, poi andiamo a mettere lo slope. È un po' particolare, qua dobbiamo scrivere up 0.35, ok, slash il vento. Oggi abbiamo un headwind di un nodo, bisogna scrivere questa piccola formuletta, no? Quindi U per up 35 per lo slope della pista, headwind HDOH o T per tailwind per il vento, e la temperatura di oggi è esattamente 20 gradi, e qua bisogna dire che i 20 gradi sono centigradi e non Fahrenheit. Sapete che poi gli americani fanno le loro cose, quindi probabilmente questo aeroplano volato in varie situazioni mette i gradi centigradi o Fahrenheit, quindi ti dà la possibilità di avere tutte e due. Ok, qua dentro volendo potete andare a gestire i thrust limits. Ok, sì, era 100 il takeoff one normale, quindi sì, probabilmente 59 abbiamo 100, sì, è un takeoff one, vabbè, non importa. E bene, andiamo a accendere quindi l'APU. L'APU si può accendere in due modi, o qua sopra dal pannellino oppure cliccando il tastino APU power. E fate attenzione, perché già mi è capitato 3 o 4 volte, andando su engine vedete la cosa, 3 o 4 volte che una volta che l'APU si è accesa, io riclicco il tasto perché sono abituato in praticamente tutti gli aeroplani esistenti che esiste un tasto per il generatore dell'APU. E quindi vedo che c'è scritto Avail e quindi dico, ok, Avail, devo cliccare per metterla a un bus. Invece no, si mette un bus da sola, è tutto automatico. Questa è una cosa particolare, ogni aereo ha la sua personalità e le sue procedure, quindi è normale abbastanza perdersi. Andiamo a mettere quindi la nostra velocità, 158, come vi ho detto tutta la parte di LNAV, VNAV sono completamente simulati, anche tutta la parte di predictive LNAV, penso che si chiami, il fatto che va a fare una previsione delle virate, ok? Quindi va a calcolare qual è l'angolo corretto di fare le virate. C'è un margine di miglioramento anche su quello, ma come potete vedere all'interno della SID, vedete che l'ha disegnata non esattamente con un flyover sui punti, ma ha fatto una bella virata. Quindi questa è una cosa molto 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 figa, hanno fatto dei passi da gigante. Una volta contate che aveva più o meno praticamente il comportamento di un aeroplano di default, anche se avevano il custom LNAV, aveva comunque un comportamento e un disegnava in la rotta esattamente come un aeroplano di default, quindi non era proprio carinissimo, sinceramente. Le più available possiamo togliere volendo l'external power. Cosa sta? Ah, ok, no, ero. Stava succedendo qualcosa, va bene. E andiamo a togliere dai services GPU e Wheelchucks. Se riesco. E Wheelchucks. Perfetto. Allora, siamo allineati sull'IRS, quindi vado a mettere flight plan. Abbiamo tutto all'interno del nostro MCDU. Possiamo andare a fare una piccola before stack checklist. La prima cosa da mettere è la hydraulic pump 1 su on, auto brake su takeoff, poi parking brake su on dovrebbero esserci, esatto, controlliamo il cast message, perfetto. Nav and beacon su on, andiamo a mettere l'ignition sul sistema, oggi in realtà è un giorno dispari, quindi lo mettiamo sul B. Controlliamo di avere l'hydraulic system, l'air system e il fuel system su manual, scusate, su auto, e abbiamo tutto a posto, ok?
Come vedete, l'importante è avere tutto su auto, semplicemente controllando questi tasti. Poi il sistema, tramite le luci, vi fa vedere quello che sta facendo. Come vedete, abbiamo nel sistema idraulico, per esempio, tutti i sistemi idraulici che sono su off, tranne il System 3, che è collegato all'auxiliary pump. Ne ha due di auxiliary pump, si accende soltanto la 1, per permettere chiaramente di inserire i parking brakes, per usare i freni e queste cose qua, un po' come succede su tanti altri aeroplani oltretutto. E chiedo il push e iniziamo ad accendere i motori. Commencing push. All engines clear. Start at will. Let's go. Ok, allora andiamo a controllare di avere le più su on, andiamo a controllare di avere le più bleed su on, come 320 circa, e andiamo ad accendere i motori. Io partirei dal centrale e poi accendiamo gli altri, quindi engine start sul 2, controlliamo la lucina e controlliamo che salga l'N2. La tecnica è portare il motore fino al punto di max rotation speed. Vuol dire che il motore gira fino a quando non può girare più velocemente, ok? Chiaramente mosso dallo starter, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere circa sui 25. Però proprio bisogna controllare che il motore si fermi. Dipende dai motori, e questo è simulato. I Pratt & Whitney hanno un punto di accensione più basso. Dipende dallo stato del motore, questo sarà simulato da quello che ho letto, quindi ci saranno dei motori che avranno un rallentamento. Vedete che in questo momento si è rallentato, no? Qua siamo al max rotation speed, quindi vado a inserire il fuel. E sarà simulato il fatto che l'età del motore andrà a far accendere più velocemente o meno velocemente il motore. Qua avete il lampettino che indica l'ignition e parte. Qua c'è una cosa che manca, perché qua è esattamente una di quelle volte in cui l'aeroplano va a fare il cargo fire test. E dovrebbe uscire qua proprio il messaggio chiamato cargo test, door test. Cargo fire test e anche door test. Dovrebbe fare tutte e due le cose. E dovrebbe accendersi anche le lucine qua sopra. Non lo fa ancora, però è appunto, come vi dicevo, una di quelle piccolezze che ancora manca a un prodotto in beta. Ma penso che lo aggiungeranno, perché ho visto che c'è nel log, quindi assolutamente. Poi abbiamo il motore completamente acceso, come vedete anche lo starter è partito, andiamo a accendere l'uno. Quindi starting number one, stessa cosa di prima, attendiamo la max rotation speed e diamo poi fuel. Ovviamente sto usando le procedure della World Airways, e sono gli unici, i primi manuali che ho letto in realtà, e sono quelli che secondo me sono fatti meglio, anche quelli della KLM e non mi ricordo che altra compagnia. Comunque poi in un futuro ve li metterò su Discord, anche perché sono di dominio pubblico. E però sono scritti molto bene quelli di World Airways, quindi mi sono attenuto a quelli, e nella procedura diceva di fare così, ma ho visto che lo fanno in tanti, anche KLM lo fa, anche Lufthansa Cargo lo fa, quindi dovrebbe essere una procedura abbastanza standard. Ok, e andiamo a mettere on. Sentite che il suono di accensione del motore sinistro è completamente diverso rispetto al suono di accensione del motore in coda. Vi dico però una nota personale: secondo me i suoni potrebbero essere fatti molto meglio. Manca la componente dei bassi, secondo me. C'è ancora qualcosa che non va. Anche se sono ottimi rispetto a come erano una volta, sono ottimi, ma c'è ancora una componente che manca dei bassi, perché vedendo anche i video, questo aeroplano ha molti bassi all'interno, un po' come tipo il 777, no? Si sente quello all'interno della cabina, quindi quello secondo me è una cosa che dovrebbero aggiungere. Poi nel caso, come sapete, il fatto dei suoni non è un problema, perché ci sono comunque delle aziende esterne che fanno dei suoni assurdi, come la FT-SIM per esempio, che fa dei suoni bellissimi per tutti gli aeroplani, che sono sicuro al 100% che farà uscire i suoni anche per questo. Li hanno fatti anche per quello di X-Plane, quindi non penso che sia un problema. Ok, abbiamo la max rotation anche sul 3, e gli diamo l'ignition. Allora, poi intanto un bel trim 5, e qua il pilota automatico è un po' particolare, molto particolare. Allora, come vedete, noi abbiamo in questo momento questi box, no? Sull'FMA. I box indicano che
l'autopilot e l'autotrust system sono su off. La cosa che dobbiamo andare a fare, una volta che i motori sono accesi, dobbiamo cliccare su autoflight e lui va a praticamente armare tutto il sistema. Armato l'autotrust, quindi vuol dire che noi, se portiamo le manette oltre il 70%, il motore entra in takeoff, ok? Quindi va a portare le manette in takeoff, lo vedrete. E abbiamo armato tutto il sistema di autopilot. Se noi riclicchiamo su autoflight una volta che siamo in volo, si inserisce il pilota automatico, ok? È una roba coupled, ok? Non, è un po' particolare. L'autotrust non si può separare dal pilota automatico. Non esiste un modo di inserire soltanto l'autotrust. Tu devi inserire il pilota automatico, poi volendo togli il pilota automatico e hai soltanto l'autotrust. È molto strano. Molto, molto, molto strano. Ci vorrà un pochettino di tempo, secondo me. Per me è stato così. Probabilmente lo sarà per alcuni di voi. Ci vuole un po' di tempo per entrare in confidenza col sistema. Già che ci siamo, andiamo a inserire anche il profile. Lo armiamo e il nav lo armiamo. Quindi, come vedete, abbiamo profile armed e nav armed. I colori sono un po' diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. In questo momento tutto quello che concerne il sistema di autoflight, profile, eccetera, è in rosa magenta. Tutto quello che è manuale è in bianco. Quindi, come vedete, abbiamo il pitch, takeoff e takeoff clamp, che sono manuali, quindi manualmente gestiti poi dal pilota automatico, no? Quindi teoricamente lui in questo momento, se noi mettessimo il pilota automatico, manterrebbe il pitch, entrerebbe in takeoff mode e utilizzerebbe il takeoff clamp, che è praticamente una cosa che mantiene le manette dove il pilota le posiziona. Vedete che durante il decollo entrerà in takeoff, a 80 nodi entrerà in clamp di nuovo. È un po' come il thrust hold del 737. Le manette sono posizionate nella potenza di decollo, ma il pilota, se le prende e le porta in idle, può benissimo farlo. Il pilota l'autotrust mantiene soltanto le manette in quella posizione. È una cosa che ho visto fare in praticamente tutti gli aeroplani con l'autotrust, quindi è figo. Ok, poi nose lights su on, runway turn off e spegniamo l'APU. Ok, in questo caso si è spenta da sola. Bug. Perfetto, andiamo. È la seconda volta che me lo fa. Ok. Non dovrebbe spegnersi da sola. Adesso capirò il perché. Avevo visto che ne parlavano sul coso, quindi sì. Però ieri ho fatto 3 voli e in 3 voli non si è mai spenta. C'è qualcosa che la triggera, non so cosa, quindi poi vedrò. Ok, faccio il taxi, raggiungiamo la pista 18 right e ci vediamo dopo. Ok, stiamo virando sull'ultima taxiway. E allora, parlando dal punto di vista di dinamiche di volo, secondo me è forse la parte in cui la TFDI, e lo sanno, devono lavorare un pochettino di più. È molto migliorato nel tempo, ma ancora qualche problema sul lato pitch. Vedrete che un pochettino ballerino nel tutto. L'MD-11, a loro discolpa, non è per niente un aeroplano semplice, ma ancora un overhaul sulle dinamiche non c'è stato, ma so che lo stanno facendo. Quindi quello che vedrete oggi, a parte tutto quello che vedrete oggi, sicuramente cambierà nel tempo. Quindi in realtà vi invito, ragazzi, a non soltanto seguirmi se vi va, ma a seguire anche le live, perché nelle live potete vedere questo prodotto soprattutto, ma il resto degli aeroplani nella loro interezza, e soprattutto nel caso se avete bisogno che vi faccia vedere qualcosa di particolare su questo aeroplano, sugli altri aeroplani che vedete, basta chiedere e a me fa molto piacere darvi una mano. Allora, siamo pronti al decollo. Andiamo a controllare che l'EAD, che è esattamente questo quadratino qua, indichi verde. Questa è un'indicazione della takeoff config. Questo va a prendere vari parametri come gli auto brake su takeoff, gli spoilers su armed, flap in posizione di decollo, quindi 25 in questo caso, e senza i parking brake. Vedete che se io vado a inserire in questo momento i parking brakes, lo EAD ci indica brakes. Se io lo tolgo, indica verde. Quindi controlliamo che lo EAD sia su verde. Andiamo ad accendere intanto anche le landing lights.
Ok, siamo in America. In realtà avrei dovuto accendere il transponder già da prima e metto già il weather radar su on. Non funziona il weather radar, ma io me lo prendo come abitudine nel caso servisse. E poi ha intensity su on. Perfetto, andiamo. Ora, semplicemente, quello che devo fare è portare le manette in avanti. E vedete che a un certo punto, fino a quando non entra su takeoff. Qua abbiamo takeoff clamp, entrerà su takeoff thrust, credo che sia. E da lì l'aeroplano va. Quindi si inserisce anche l'auto thrust in automatico. Come sull'Embraer, se siete abituati a volare l'Embraer, è molto simile la logica di questo sistema in decollo. Armato prima e portato, semplicemente portando le manette in avanti, si inserisce dopo. Ok, facciamo un rolling takeoff. Let's go. Ora sono a metà, le portiamo in avanti. Takeoff thrust, portiamo la cloche in avanti fino a 80 nodi. Vedete che in questo momento io non ho più dato potenza. E abbiamo takeoff thrust set. Speed alive. 80 knots. Iniziamo a portare la cloche verso di noi. La portiamo al centro chiaramente un pochettino. V1. Rotate. Ed eccoci qua. Vedete che fa questa cosa col muso che ancora non sono riusciti a risolvere. Io non la capisco. Gear up. Per il resto comunque non vola male. Vola molto meglio rispetto a prima. Però sì. Il fly director anche un pochettino da rivedere. C'è ancora qualcosa. Ma è tutte cose che sanno. Tutte cose a cui stanno lavorando. Cioè, come vedete, io cerco di prendere fly director, ma è un po' troppo veloce rispetto a come dovrebbe essere. Ok, adesso ha comandato la virata. Ok. Ok, sul roll invece è molto buono, è pesante. Prima era molto leggero, nelle prime versioni era quasi come volare un Cessna. Invece adesso è migliorato tantissimo. Sul pitch ancora c'è quello strano pitch che avrete notato dopo il decollo, che punta il muso verso il basso. E è una cosa che non ho ancora capito. Lo facevano altri aeroplani, oltretutto, su Flight Simulator. Tanto tiriamo sui flap, continuiamo a mantenere questa cosa. Ovviamente... Ovviamente è una beta, non è ancora stato rilasciato ed è ancora da testare. Quindi chiaramente tutto quello che riguarda problemi, cose da sistemare, eccetera eccetera, verranno ovviamente sistemate. Il loro obiettivo è di sistemarle proprio prima di farlo arrivare al grande pubblico, no? Allora abbiamo flaps up. Perfetto, andiamo a disarmare gli spoilers e andiamo a mettere anche gli autobrake su off. Come vedete, avrete notato, forse più attenti, mettendo gli autobrake su off si spegne l'ignition. Gli engine ignition devono stare sempre accesi, ok? Ed è automatico nel momento in cui io metto gli autobrake, si vanno in varie fasi del volo, secondo una certa logica, si vanno ad accendere. In questo momento io ho messo gli autobrake su off, si è spento l'ignition, se accendo gli anti-ice si accende l'ignition e tutte queste cose qua. E viene indicata da un lampettino qua sulle GT. Ok, siamo in salita. Come vedete, il pilota automatico, malgrado il fatto che il flight director non sia proprio il massimo, però sta seguendo perfettamente la rotta, ok? È una cosa che probabilmente pian piano verrà sistemata. Secondo me forse questi sono ancora i più grandi problemi di questo aeroplano. Le dinamiche in decollo, il pitch e il flight director. Il resto, comunque, il pilota automatico, eccetera, eccetera, vola assolutamente molto bene e non ho visto grossi problemi. Anche in ILS, vedrete dopo, faremo un avvicinamento ILS e l'aeroplano si comporta benissimo. Quindi, a proposito, direi che ci vediamo direttamente in finale. Non c'è altro da farvi vedere in questo momento. Vi faccio vedere un bel atterraggio e poi, cioè, spero bello, non lo so. Vi faccio vedere un atterraggio e direi basta. Ci vediamo dopo. Bene, ci troviamo in questo momento, avendo superato l'ultimo punto
della nostra star. Lo sapete che in America a un certo punto bisogna poi fare il vectoring, quindi in questo momento mi sto vettorizzando da solo, non sono su Vatsim, quindi non c'è nessuno che mi vettorizza. Una cosa particolare per esempio dell'heading è il fatto che c'è un preselect. Vedete che io se giro si muove, ma l'aeroplano non vira in quella direzione. Bisogna tirare il nottolino per dargli la conferma del comando. È un po' particolare questa cosa. E adesso continuerò la discesa fino a 3100 piedi, così vi faccio vedere anche un po' come funziona la discesa. Quindi inserisco 3100. Qua funziona un po' come sugli altri aeroplani in realtà. Quindi mettiamo 3100 e poi tiro e lui inizia a scendere. Idle clamp, un po' come se fosse praticamente un normalissimo level change, ok? Adesso scende abbastanza arrogante perché deve raggiungere la velocità. Io magari gli tiro qui e vado a fare 210. Eccolo lì. E glielo confermo. Perfetto, così lui scende mantenendo 210. Poi tra poco inizierò a fare la virata e poi facciamo un ILS. Quindi in realtà non c'è bisogno di fare nessun diretto, mi metto direttamente sul localizer e mi faccio un vectoring verso la pista. Magari inizio, scendo un pochettino più velocemente, dovevo iniziare il video, quindi dovevo in realtà iniziare a scendere un pochettino prima, ma va bene lo stesso. Intanto ci andiamo a mettere magari gli autobrake su medium. Molto bene, stiamo scendendo sotto i 10.000, mettiamo le landing lights su on. Really good. Ok, come V-approach vedete che abbiamo 159 nodi, a terra abbastanza veloce questo aeroplano. Dall'altra parte su Hard Nav controlliamo di avere la frequenza corretta e la course corretta. È automatico, come sul 320 ad esempio. Ok. E anche in realtà come sui moderni Boeing, anche lì è automatico. Forse, non, forse sul Max soltanto non lo è, non lo so, fatemelo sapere nel caso. Continuiamo la virata, io direi di inserirci già flaps. Slats out in realtà soltanto. Questo lo devo mettere su il flap takeoff selector su 15, perché in realtà è letteralmente un'attacca. È un po' particolare perché questo è letteralmente come se fosse un'attacca dei flap. Però tra lo 0, tra i 10 in realtà, tra i 10 e i 28 si può controllare come se fosse un'attacca mobile dei flap. Quindi permette di avere una precisione maggiore sulla posizione di flap che noi dobbiamo avere durante il decollo. Quindi adesso mettendola a 15 come se avessimo una normalissima attacca di un flap normale, di un normalissimo aeroplano. È un po' particolare, questa è una cosa che trovate per esempio anche sull'MD-80. E mettiamo anche flap a 15 già che ci siamo. Ok. Ok, scenderei a 190 nodi. Ok, e già che ci siamo facciamo approach land, così come vedete abbiamo land arm su tutte e due le sezioni, quindi questo gestirà poi l'elnav, questo gestirà poi il glide slope, l'elnav, il localizer, scusate, il glide slope. Stiamo scendendo abbastanza bene, siamo a 4000 piedi, quindi siamo 1000 sopra la quota in cui andremo a intercettare poi l'ILS. Intanto continuo a vettorizzarmi per portarmi bene sul localizer. Teoricamente adesso lo prendiamo, quindi diciamo che questa è l'ultima correzione della heading che faccio. Abbiamo 5 statute miles di visibilità. Interessante. Ok, tra pochissimo dovremo prendere il localizer. Guardate il diamantino che entra in azione. Eccolo lì, localizer capture. Ok. E tra poco prenderemo anche il glide slope. Ci teniamo a 3100 e andiamo poi a seguire il glide slope. Andiamo ad armare gli speed brakes. Abbiamo messo gli autobrake su medium. Abbiamo i flap corretti. Siamo a 190 nodi. Scendiamo ancora verso 170, dai. E andiamo a mettere anche flap 28. Atterreremo con flap a 35. E abbiamo poi teoricamente un'altra attacca che flap 50, ma oggi non è un problema. Mi sembra un po' esagerato. Accendiamo un po' di lucine anche, così potete vedere anche la retroilluminazione. Come vi ho detto, secondo me questo è uno dei cockpit più belli che abbiamo su Flight Simulator. È veramente 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 bello ed è una nota a favore ed è sicuramente una delle cose più belle che abbiamo di questo aeroplano. Davvero fighissimo. Come vedete, in questo momento abbiamo messo gli autobrakes, siamo nella configurazione di atterraggio e si sono armati gli ignition, come se fosse un continuous relight, ok? Ed è automatico, come sul 320, ad esempio.
Eccolo lì, si sta muovendo il diamantino del Glideslop. Non ha ancora implementato l'autoland, quindi si metterà nelle condizioni di fare un autoland, perché vedrete che avrà Cat 3 Dual e tutte queste cose qui, ma non esegue la flare mode, eccetera eccetera eccetera. So che è una cosa che arriverà tra poco, ma ancora non lo fa perfettamente, ma va bene, non è importante secondo me. Lo è se oggi non vediamo niente in avvicinamento, però vabbè. Glidesol capturing, molto bene, stiamo iniziando la discesa. Gear down, Lops land, 3-5. Abbiamo 170, ci teniamo a 170 per un attimo, poi scendiamo a 158. Ok, stiamo scendendo, la nostra go around altitude sarà 3100 e lo abbiamo inserito. Perfetto. E ora vediamo un po', siamo a 7 miglia, l'ILS lo fa direi molto 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 bene. Non ho mai visto più sbavature come faceva magari un tempo. Torniamo a 158 e glielo confermiamo. Guardate qua, abbiamo localizer e glideslop dual land, vuol dire che l'aeroplano è perfettamente configurato per un autoland volendo, ok? Ripeto, gli manca la flare mode, quindi lui ha la precisione di un autoland in questo momento, lo gestisce come se fosse un autoland fino alla pista, ma non ha la flare mode ancora. Ok, abbiamo in questo momento 20 nodi di vento, dovremmo avere 6 nodi di vento come headwind in avvicinamento. Ok, vedo la pista. Air control, riclicchiamo. Really good. Manual thrust. Ok, non farò sicuramente un buon atterraggio, ma ci si prova. È un po' particolare perché... Continuo. Perché l'aeroplano atterra molto velocemente, quindi... Continuo landing. Down to green. 3, 5. Ok. È molto importante mai togliere potenza in finale. Questo è una cosa che ho visto fare molte volte, cioè loro in idle lo portano solo ed esclusivamente quando toccano con i carrelli. Ok, ero leggermente sulla destra, ma va bene. Siamo a 80 nodi. Okay. Ovvio, saltato procedure, ho saltato cose, il mio obiettivo non è quello di farvi un tutorial in questo momento, anche perché non sono pronto per farlo, il mio obiettivo è quello di mostrarvi l'aeroplano per quello che è in questo momento e darvi il mio giudizio, e ve lo do adesso mentre taxiamo verso il nostro gate. Ho anche dimenticato le nose landing. Il mio giudizio è che è un aeroplano, secondo me, se vi piace le MD-11, must have. Ho volato il Rotate per un bel po' di tempo e secondo me questo è nettamente superiore. E diciamo che vedendo il futuro, questo aeroplano diventerà davvero, davvero, davvero high fidelity. Ripeto, già adesso secondo me ha alcune feature che funzionano molto meglio del Rotate di X-Plane, per esempio, che è l'unico MD-11 che abbiamo alla fine. C'è quello PMDG, ma l'ho volato tipo 10 anni fa, quindi non me lo ricordo. Sicuramente molto bello quello di PMDG. Però diciamo che è un prodotto che... 100% diventerà uno standard, diventerà di alto livello. Aggiungeranno per esempio anche l'integrazione con il multiplayer e quindi il multi-crew, quindi si potrà volare in due su questo aeroplano. Aggiungeranno tante feature secondo me molto fighe e che ci piaceranno sicuramente tanto.
quindi sono molto felice di questo aereo, sono molto felice dello sviluppo che è stato, sono degli sviluppatori che ne sanno a pacchi, sono degli sviluppatori che hanno a cuore le Medi 11 perché sono i primi che vogliono averlo realistico. Dentro il team di sviluppo ci sono dei veri piloti di MD-11 e che sanno esattamente come funzionano chiaramente le MD-11 e stanno dando dei feedback enormi, importantissimi, soprattutto dal punto di vista del beta testing, eccetera, eccetera. E come avete visto è un aeroplano adesso molto divertente da volare, che fa perfettamente un volo da A a B, ha i suoi bug, li avete visti, ma per ora va assolutamente bene. È una versione beta quella che ho io, sicuramente quando uscirà sarà molto meglio, quindi sono fiducioso, sono assolutamente fiducioso. Ok, vedo la casetta FedEx, adesso non so esattamente, la prima volta che atterro qua, non so esattamente dove mettere questo coso, perché è grosso. Eccoci qua, dai qua, iniziamo a girare al parcheggio. C'è anche un giuspino che ci saluta. Non sono riuscito ad attivare GSX perché non ho messo il profilo, ma va bene. Dovete mettervi nell'ottica che è grande questo aeroplano. È veramente, veramente, veramente tanto grande. Infatti, probabilmente sono un po' storto. Va bene, andiamo un po' avanti. Sì, molto storto. Ok. Mi sono giuspinato da solo. Perfetto! Parking brakes on e andiamo ad spegnere i motori. Come vedete abbiamo APU available. Quello che vi dicevo prima, non cliccate di nuovo su APU perché si spegne. Ok, quindi non fate il mio errore. E abbiamo i flaps su. Engines off. Really good. Spegniamo le beacon. E direi che ci siamo. Quindi spero di aver risposto a più domande possibili. Spero di avervi mostrato l'aeroplano al meglio possibile. Vi invito ancora chiaramente a fare attenzione a seguire le live. In realtà quale trovate poi su YouTube nella sezione live del mio canale, in cui trovate tutte le registrazioni, rimangono all'infinito, quindi potete andarvi a recuperare tutti i voli che faccio con le MD-11, con tanti altri aeroplani. E ripeto, durante le live posso mostrarvi molto di più. Ho cercato di riassumere il tutto all'interno di un video, così che ci sia, rimanga lì. Mi raccomando, tenete presente il fatto che io sto volando una beta. È la prima versione della beta e tanti bug ancora devono essere risolti, quindi non prendetelo come metro, cioè non prendete ogni singolo bug come qualcosa che ci sarà nella versione finale, non prendetelo come una versione finale, prendetelo semplicemente come un aeroplano completo nelle sue feature che ha bisogno però di essere sistemato, ok? E come dicono gli americani, polished, quindi lucidato, ok? Però ripeto, vola bene. I sistemi sono simulati bene, ha tante belle chicche che secondo me lo rendono davvero bello e divertente, ed è un ottimo punto d'inizio per il futuro, è un ottimo punto d'inizio per un aeroplano che secondo me ci darà tante soddisfazioni. E ripeto, vedrete gli aggiornamenti durante le mie live, magari quando uscirà ci farò un video dedicato, ci sarà il tutorial su questo aeroplano perché io ci tengo tanto, è uno dei miei aerei preferiti, quindi ci sarà il tutorial, probabilmente sarà a pari passo con quello del 777, vediamo se la mia sanità mentale me lo permette. Quindi ragazzi, grazie di cuore di aver visto questo video, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lo sapete che non mi piace farlo, ma lo devo fare, mettete like, mi piace, seguitemi su tutti i social, che ci sono tante cose belle che stanno arrivando, vi mando un enorme bacione, ciao ragazzi.